disegnate nell'aria come invisibili segni di irrealizzabile progetto di umanità. Stanno intorno a questo albero i gesti di quelle donne e di quegli uomini che furono sterminati nel glorioso massacro. Da coloro che erano venuti da lontano per portare con la loro voce il messaggio di Cristo. Le urla di quei morti risuonano forse ancora in qualche spazio segreto della coscienza di ogni uomo vivente.